come l'aceto ai denti e il fumo agli occhi. Così è il pigro per chi lo manda. La pigrizia uccide, lentamente, impercettibilmente. Uccide perché il pigro in realtà non fa nulla. È una vita senza realizzazioni, è un'agonia che non finisce mai. E quando finisce, finisce in povertà e miseria. Il pigro scarica la colpa della sua triste situazione sugli altri o sulla mancanza di opportunità. Dimentica che le opportunità non cadono dal cielo, è necessario crearle. Salomone paragona il pigro all'aceto e al fumo. Nessuno li sopporta. Tu li sopporti? Quale datore di lavoro è felice con un dipendente che si limita a fare solo ciò che gli è richiesto? Il lavoro è una delle più grandi benedizioni, perché dà un senso e uno scopo alla vita. La vita non è solo esistere, è anche fare, realizzare, e il lavoro fa sì che le cose accadano. Il lavoro è uno degli argomenti più trattati nel libro dei Proverbi. L'obiettivo di Salomone è insegnare alle persone ad essere felici. Non c'è felicità senza realizzazione, e questo è il lavoro. Non cercare scuse. La vita è breve. Perdere tempo alla ricerca di scuse per ritardare l'opportunità è sciocco. Non aspettatevi di trovare subito il lavoro ideale. Perdete tempo per cercarlo, e fino a quando non si fa trovare, fai tutto ciò che ti viene a portata di mano. Non c'è lavoro vergognoso o umiliante. Qualsiasi lavoro, per quanto insignificante possa sembrare, è il primo passo per raggiungere il lavoro sognato. Le istituzioni e le imprese sono alla ricerca di persone che siano disposte a far accadere le cose. Gesù disse un giorno: chi è fedele nel poco, lo ha anche nel molto. Oggi scuoti la polvere dai tuoi piedi, e se sei disoccupato, fai quello che hai portata di mano, ma fallo con dedizione ed entusiasmo, come se fosse il grande lavoro che hai sognato. Quando una persona sta bene con Dio, sta bene con se stessa ed ha la volontà di uscire dallo stato attuale delle cose. Fai di questo giorno un giorno di successi. Fuggi la pigrizia, perché come l'aceto ai denti e il fumo agli occhi, così è il pigro per chi lo manda. Che Dio ci benedica e buona giornata.